Vuoi imparare a gestire le tue emozioni? Ecco 10 libri per la gestione delle emozioni e per aumentare il nostro quoziente intellettivo, la nostra intelligenza emotiva che forse non hai mai visto. Alcuni dei quali sono molto famosi e ne ripercorreremo velocissimamente, promesso, la loro storia. Dunque, che cos'è l'intelligenza emotiva? È un costrutto psicologico nato nel 1990 ad opera di Solovey e Meyer, due ricercatori che hanno scritto un paper, una ricerca scientifica, all'interno della quale iniziavano a mostrare quelle che oggi vengono chiamate soft skills, cioè la capacità di gestire le proprie emozioni, di entrare in empatia, di comunicare, di gestire se stessi e gli altri, eccetera, eccetera. Oggi sappiamo che l'intelligenza emotiva è fondamentale. Tutti abbiamo l'esperienza di una persona super razionale che però non riesce a entrare in contatto con le altre persone, di un individuo magari molto intelligente ma che non riesce ad esprimersi quando è davanti a due o tre persone o addirittura quando è da solo. In altre parole, abbiamo capito definitivamente che le emozioni sono un aspetto centrale della nostra psicologia e da quel momento in poi la moda è esplosa. Praticamente il primo libro, il più famoso di tutti, non è di Solovey e Meyer, cioè degli autori veri della ricerca, ma è di Daniel Goleman con il suo super bestseller Intelligenza emotiva. Un libro che spiega più o meno tutti i passaggi rivolti all'intelligenza emotiva, ma soprattutto spiega che cos'è l'intelligenza emotiva, quali sono le sue varie componenti e anche tutta una parte di fisiologia di come funziona il cervello. Un po' datata, a dire proprio tutta la verità. Ma a dire il vero, la ricerca sulle emozioni inizia molto molto prima. Inizia con Charles Darwin, il quale si rende conto che i primati hanno un modo di esprimere le emozioni che è molto simile tra di loro. Cioè, come una scimmia dimostra la felicità, la dimostra anche un essere umano e forse anche un cane. E da questo sorgono tantissime teorie, soprattutto per quanto riguarda la connessione tra espressione non verbale dell'emozione e l'emozione stessa. Tra i molti libri che si conoscono ci sono I volti della menzogna di Paul Ekman. Ovviamente saper riconoscere le emozioni è un aspetto centrale dell'intelligenza sociale e dell'intelligenza emotiva. O come ad esempio Giù la maschera, scritto in compagnia con il suo amichetto di sempre Friesen. Ecco, tutte queste faccende, ragazzi, io ho avuto la fortuna di conoscerle molto presto perché ho scritto la mia tesi sulle emozioni studiando con la D'Urso e con la mia professoressa di tesi, Wanda Lucia Zamuner. Beh, è molto probabile che tu conosca il nome di Paul Ekman, dato che è diventato famoso grazie alla serie televisiva di qualche anno fa, Lie to Me, dove un grande Tim Roth impersonava per l'appunto lo stesso Ekman con la sua capacità di osservare e gestire le emozioni. Se per caso anche tu hai studiato psicologia intorno ai primi anni del 2000, come è accaduto a me tra il 99 e il 2000, e hai usato questo libro di testo di psicologia generale, non potrai dimenticarti che anche qui si parlava di Ekman. Cioè, in realtà, già nel 1999, molto tempo prima della serie Lie to Me, all'università, al primo anno di università, si imparavano queste cose, di come funziona il collegamento tra emozione ed espressività dell'emozione stessa. Perché ti racconto queste cose? Perché è importante farti sapere che non sono così nuove queste cose e quindi quando tra poco ti mostrerò dei libri che le confutano, sappi che ci sono voluti tanti tanti anni. Lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati? Beh, ora lo sai. E se vuoi praticarla in modo semplice e costante, ho creato un'app gratuita per te. Puoi trovarla sull'Apple Store o sul Google Play Store, oppure cliccando sul link in descrizione. Mi raccomando, se il video ti sta piacendo, lascia un bel like e iscriviti al canale. Probabilmente l'uomo che ha contribuito meglio di tutti a dirci quanto è importante l'emozione per il nostro cervello,
cioè a dirci che la nostra vita cerebrale è basata sull'emozione, perché se ti danneggiano i centri dell'emotività non sei neanche più in grado di allacciarti le scarpe, è sicuramente stato Antonio Damasio con questo suo capolavoro Emozione e coscienza, all'interno del quale ti spiega proprio tutta la sua teoria della filogenesi della nostra consapevolezza che nasce proprio dall'emotività, ed è per questo che è importantissimo imparare a lavorare con i nostri aspetti emotivi. Più di recente il nostro Daniel Goleman prende un'altra via e all'interno di questo libro Focus, perché fare attenzione ci rende migliori e più felici, ci racconta una cosa, ci dice: il mio intelligenza emotiva, super bestseller, è zoppo, manca il pezzettino della consapevolezza, cioè senza la capacità di diventare consapevoli del nostro mondo emotivo, tutte le tecniche che avevo raccontato nel vecchio libro, quello rosso, non sono così efficaci. Lo dice lui nell'introduzione più o meno. Ancora più di recente, Richard Davidson, neuroscienziato, esperto di meditazione e di tecniche di consapevolezza, ci dice la stessa identica cosa, andando, diciamo così, a caratterizzare 6 abilità del nostro cervello emotivo. 6 abilità, ma ancora una volta, anche lui, fino a qua, ragazzi, nulla di realmente, realmente pratico. Nulla che ci dicesse: ehi, guarda che quando arriva un'emozione devi fare così e devi fare cos'ha. Per fortuna, più di recente arriva un libro che invece è completamente pratico, Agilità emotiva di Susan David. All'interno di questo libro c'è poca teoria e molta, molto pratica, in stile un po' americano. Quindi potete già immaginarlo, però questo, tra tutti i libri che avete visto fino adesso, è sicuramente uno dei più pratici. E infine, come farci mancare un libro di un nostro italiano, del grande Giorgio Nardone, con questo suo libro Emozioni, che non è tanto pratico, ma ti dà un mindset, un modo di vedere le emozioni un po' particolare, sempre per una loro gestione, soprattutto dal punto di vista clinico. Dovete sapere che negli ultimi anni gli aspetti teorico-concettuali della emotività sono cambiati radicalmente, soprattutto ad opera di questa distruttrice di mondi, Lisa Feldman-Barrett, che probabilmente già conoscete se mi seguite. In How Emotions Are Made, la nostra Barrett ci insegna per filo e per segno come si è giunti a smontare un po' il paradigma di Ekman. Diciamo che Ekman e la Barrett fanno un po', litigano un pochettino, ma anche questo libro, che non è stato tradotto in italiano, bene così, ci dice delle cose molto interessanti su come costruiamo le emozioni, però non è altro che una specie di debunking scientifico di tutti gli altri libri che hai visto prima, più qualche piccolo consiglio. Dunque, ragazzi, sono tanti anni che vi dico che non c'è un libro legato alle emozioni che mi soddisfi per davvero. E per fare questo devo fare il figo, devo flexare, come dite voi giovani, e raccontarvi che io sono davvero tanti anni che studio queste cose. Purtroppo non sono riuscito a trovare la mia tesi, ma la mia tesi è stata fatta proprio su questa cosa. Se cercate il mio nome nelle banche dati scientifiche, tipo su Google Scholar, troverete il paper che ho scritto con la mia professoressa tanti anni fa, nel 2003, nel 2004, non mi ricordo. Questo non è per flexare, perché sembra quasi che quando una persona inizia ad interessarsi di un certo argomento di cui non parlava spessissimo, venga fuori dal nulla, e invece non si arriva dal nulla, soprattutto perché in questo periodo, in data della pubblicazione del video, sta per uscire, o meglio, dovrebbe già essere uscito, il mio secondo libro, Restare in piedi tra le onde, manuale di gestione dell'emozione. Dopo tanti anni di lamentele, dove mi sono lamentato del fatto che non esistesse un libro che riuscisse a coniugare bene, diciamo così, un modo concettuale giusto, corretto, di parlare di emozioni con la pratica delle emozioni stesse, ho deciso di scriverlo io. No, questo non è il vero libro, perché non ho ancora il libro originale, ma tra pochi giorni, in particolare il 24 gennaio del 2023, uscirà questo libro. Quindi, se per caso vuoi il riassunto di tutti i libri precedenti, aggiornati ad oggi e in modo super pratico, in modo che tu possa immediatamente mettere in pratica delle tecniche reali per gestire le emozioni e non solo per diventare emotivamente più intelligente, io ti invito ad acquistare il mio libro.
Bene, è molto importante che tu sappia che hai appena visto forse la metà dei libri che parlano di emozioni che ho qua intorno a me. E il motivo è semplice, ho dovuto fare una cernita, altrimenti questo video sarebbe stato lunghissimo. Ma credo che tutti questi titoli possano rappresentare bene la storia dell'intelligenza emotiva e della gestione delle emozioni. Io ti invito a dare un'occhiata al mio libro, ti invito a iscriverti a questo canale se non l'hai ancora fatto e io e te ci vediamo al prossimo video e spero che tu possa aver già letto il mio libro e quindi aver già aumentato la tua intelligenza emotiva. Ciao! Anche tu provi ansia? Ho creato un test per farti scoprire il primo passo da fare, nel tuo caso specifico, per gestire meglio l'ansia e ritrovare la serenità. Il test è velocissimo e se vuoi farlo trovi il link qui sotto in descrizione.